CES Asia 2018 di Shanghai ho anche l'opportunità di fare un hands-on con il nuovo Lenovo Z5, uno smartphone, il nuovo flagship della gamma Lenovo, da non confondere con la gamma Motorola, che ha sicuramente smartphone di fascia più elevata, che era stato già anticipato con una serie di immagini e di rendering che avevano fatto aspettare uno smartphone tutto schermo. In realtà ha la notch e questo ha creato un po' di scontento. Direi però di non essere troppo negativi su questo smartphone, perché ha un prezzo veramente ottimo considerato il design e considerato l'hardware al suo interno. Lo schermo, visto che ne abbiamo parlato, ha una diagonale di 6.2 pollici, un formato ultra wide, uno schermo IPS con risoluzione di 2246x1080 pixel. Il dettaglio della notch qui in alto ha permesso di mantenere i bordi ultra sottili su tre lati, seppure mantenendo la camera, lo speaker auricolare e i sensori qui in alto per la migliore ergonomia. Il bordo inferiore è un po' più spesso. Lenovo vanta tuttora un rapporto screen to body ratio del 90% per questo terminale, invece credo che sia più realistico parlare di uno screen to body ratio dell'84%. Comunque buono. Le dimensioni infatti sono di 15 cm circa, 15,1, 7,6 cm, lo spessore è di 7,9 mm, il peso è di poco superiore ai 160 grammi. Poi lo schermo è rivestito in vetro con curvatura perimetrale 2.5D ed è inserito all'interno di questo frame in metallo con finitura satinata, forma arrotondata, che ospita qui sul lato il carrellino per le SIM, non supporta le schede microSD. Sul fondo c'è una porta USB Type-C con ricarica rapida, un jack audio, lo speaker. Sul lato destro abbiamo il bilanciere del volume, il pulsante di accensione con questa finitura ruvida che permette di trovarlo molto bene anche senza guardare. Semplicemente toccando intuirete immediatamente che quello è il pulsante di accensione e standby. In alto ci sono soltanto gli inserti per le antenne, mentre sul retro troviamo la seconda superficie in vetro, quindi è uno smartphone dual glass, vetro temprato, sempre con finitura perimetrale 2.5D, e questa colorazione multistrato che deriva dalla Huawei Twilight, con un gradiente che parte dal blu e arriva al viola. Ci sono comunque altre tinte. Al centro c'è un sensore di impronta per lo sblocco tramite riconoscimento biometrico e qui in alto, all'interno di questa barra un po' sporgente sullo chassis, i due sensori della dual camera da 16 più 8 megapixel abbinati permettono di creare effetti relativi alla profondità di campo con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale. E poi ancora più in basso c'è il flash LED. Il sensore frontale invece è da 8 megapixel. Mostro un po' il software fotografico che supporta varie modalità. C'è anche una modalità Pro che ci permette di agire manualmente su alcuni parametri. C'è la possibilità con un solo tocco di attivare la camera con il teleobiettivo 2x. E abbiamo anche la possibilità di fare video con una risoluzione massima di 4K. Diamo uno sguardo alle informazioni di sistema, perché dentro questo device c'è un processore Snapdragon 636, uno dei chip più supportati in questo momento, soprattutto sugli smartphone di fascia medio-alta dei produttori cinesi, perché permette di mantenere il costo comunque accessibile, abbordabile, seppure realizzando smartphone di nuova generazione con il supporto per l'AI. Ci sono 6 GB di memoria RAM LPDDR4X, il meglio per quanto riguarda prestazioni e consumi, e uno storage da 64 GB, supporto massimo di 128 GB. Vi ricordo che non potete espanderlo. Android è nella versione 8.1 e c'è poi la ZUI, una interfaccia proprietaria che non solo va a customizzare un po' il design, ma migliora anche un po' le prestazioni di sistema con l'aiuto sempre dell'intelligenza artificiale, migliora ad esempio le prestazioni durante il gaming. La batteria dentro questo device ha una capacità di 3300 mAh, quindi una capacità abbastanza comune nella media, e direi di aver detto un po' tutto per questo Lenovo Z5, uno smartphone che non mi dispiace, soprattutto perché il prezzo sul mercato cinese è di soli 1300 yuan.